Benvenuti a un grande appuntamento sportivo. Si respira un clima fantastico qui a San Siro. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Eccoci, si comincia. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Il dinamico Wijnaldum, un giocatore che non mi pare abbia mai avuto un ruolo fisso in campo. Di solito lo vediamo partire da centrocampo, ma interpreta la posizione con estrema libertà. Cerca sempre di creare azioni di gioco pericolose, ma spesso si diverte a fare incursioni in area e provare la conclusione. Ha senza dubbio. Suso. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Rodriguez riceve in ottima posizione, può colpire e palla che sfiora il palo sinistro. Questo è un gran bel tiro, credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. E fa su il rinvio degli avversari. Salah ci mette il piede e conquista il pallone. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Si libera la grande. Mohamed Salah ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca la profondità, sulla fascia. Rodriguez. Qui deve tirare. Occa, si prova ancora. E c'è il gol del Milan. E arriva così il gol del vantaggio. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E la partita inizia alla grande, subito gol. Il Milan ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Il vantaggio l'hanno trovato, ora non devono pensare che la partita rimanga la stessa. Gli avversari sicuramente organizzeranno una reazione e devono farsi trovare pronti. Palla larga in profondità. Mettemet può concludere. Ha davvero messo l'estremo difensore in difficoltà. Gli è solo mancato un pizzico di fortuna. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E trova bene il compagno. Ottimo dribbling. Trova la conclusione. Molto buono il dribbling. Tiro rivedibile. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Jordan Henderson cerca una soluzione con la palla lunga.
Il Liverpool sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Wijnaldum prova a giocarla in profondità. Biglia riconquista la palla. Cerca un compagno. Can. Alberto Moreno. Wijnaldum. Mohamed Salah, grande intuizione la sua. Mohamed Salah non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Rodriguez cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. C'è il retropassaggio. Pericolo! La palla va sul palo. Can. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco Ronaldinho. Cross di Ronaldinho. Va di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Can. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mohamed Salah effettua il lancio sulla fascia. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla in avanti verso il compagno. Allarga sulla fascia. Se ne va. Chance per tirare. C'è spazio per calciare. Bell'intervento difensivo. È entrata. L'ha infilata nella sua rete. È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Una rete davvero. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si riprende con il secondo tempo. Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Ronaldinho, palla in profondità sulla fascia. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca la profondità sulla fascia. Pallone sul fondo, sì, sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. E va a colpire di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Wijnaldum gioca una palla lunga. Bonucci la gioca in profondità. Allarga sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Bella palla, devi approfittarne. Ronaldinho. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E perde il duello fisico con l'avversario. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Prova la giocata in verticale. Lancio lungo del portiere. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Can prova la verticalizzazione. Ancora fuori dall'area. Pallone alto nello spazio. Owen
Riceve la palla Owen, è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Alessio Romagnoli. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e... Prova a tirare! Perfetta la parata! È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla contesa e recuperata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. E passa! Calabria. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. La mette in avanti. Palla larga in profondità. Ha spazio sulla fascia. Ottimo intervento! Bonaventura è marcato talmente stretto che non riesce a giocare. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. C'è la palla lunga, in avanti. Ecco Owen. Jordan Henderson. Bella serie di passaggi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Interessante azione sulla fascia destra. Ed ecco il cross. Suso. Cerca la fondo, palla al piede. Vuole la profondità. Possibilità di tiro. Cerca il tiro. E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Jordan Henderson. Ottimo il fraseggio. Owen, prova Salah. Salah! E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Alessio Romagnoli. Ottima uscita del portiere che sventa il pericolo. Sicuro qui l'intervento del portiere. Bella azione sulla corsia di sinistra. Lallana è dominato fisicamente. Lungo passaggio in avanti. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. L'avversario ha avuto la meglio. Biglia. Buona la sua progressione, palla al piede. Virgil van Dijk. Scodella in avanti. Owen prova a prolungare. Colpisce! Che grande parata! Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Occhio al tiro, altra chance. Momo! Salah! Gol così importante, in pieno recupero. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in quest'azione, ma che errore la difesa. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. È tutto.
L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Che partita si è giocata?